Oggi parliamo di telemedicina. La telemedicina è una modalità di erogazione dei servizi sanitari tramite il ricorso di tecnologie innovative. L'obiettivo principale della telemedicina è tenere in sicurezza il paziente tra le proprie mura domestiche e ridurre l'ospedalizzazione e il ricovero nelle strutture e soprattutto evitare delle lunghe attese per prenotazioni di esami e visite specialistiche. È con l'emergenza da Covid-19 che la telemedicina ha attirato l'attenzione degli operatori per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria, diffondendo servizi di cura, diagnosi e consulenza medica a distanza per poter monitorare costantemente i parametri vitali del paziente e prevenire quindi l'insorgenza di complicazioni e patologie. Proprio la consapevolezza sulle potenzialità della telemedicina ha fornito e rafforzato le prestazioni erogate sul territorio e diffuso i servizi di assistenza sanitaria al domicilio. La cura a distanza del paziente non sarà solo una problematica emergenziale, ma appunto diventerà uno strumento quotidiano da utilizzare in diversi ambiti del settore sanitario, in particolare della medicina generale. In termini quindi di prevenzione secondaria, considerando che i fattori maggiori di rischio sono l'ipertensione arteriosa, le patologie cardiovascolari e respiratorie e i disturbi seri del sonno, la possibilità di poter effettuare esami al domicilio quali holter cardiaco e pressorio, la spirometria, l'elettrocardiogramma e il monitoraggio del sonno saranno sicuramente fondamentali per il benessere della collettività e di tutto il sistema sanitario.